Pochi luoghi al mondo sono così inospitali come le terre desolate e rocciose del deserto del Sinai e della penisola araba. Tuttavia, pare che proprio la solitudine di questa terra sterile e ostile abbia ispirato l'uomo a rivolgersi verso una spiritualità più profonda. È infatti da questi luoghi che hanno avuto origine le tre religioni più importanti del mondo. Le religioni rivelate. Si dicono rivelate perché pare che siano iniziate con una rivelazione divina manifestata da Dio all'uomo. La prima religione fu l'ebraismo. Gli ebrei credevano che i figli di Israele erano passati dalla schiavitù sofferta in Egitto attraverso il deserto del Sinai alla libertà rappresentata dalla terra promessa. Mosè parlò con Dio su questa montagna, portando poi al suo popolo le tavole incise con i 10 comandamenti. La tradizione dice che Dio gli parlò dal roveto ardente, proprio in questo posto. In questo luogo sacro, nella parte più selvaggia del deserto del Sinai, si erge da più di 1000 anni il monastero di Santa Caterina. Il cristianesimo fu la seconda religione ad aver avuto origine dalla rivelazione divina. Fino ad allora, generazione dopo generazione, i monaci della Chiesa greco-ortodossa avevano professato qui il loro culto, mentre conquistatori di ogni genere erano venuti qui e se n'erano andati rispettando e proteggendo ogni volta il monastero. Tuttavia, da queste distese disabitate doveva ancora essere rivelata la terza delle grandi religioni. L'antica città di Gerusalemme si può facilmente considerare come il simbolo di tutte e tre le religioni, poiché è sacra per ognuna di esse. Le religioni rivelate hanno alcune caratteristiche in comune. Punto fondamentale di ciascuna di esse è il culto di una divinità sola, Yahweh, Dio o Allah. Molte figure di patriarchi come Noè, Mosè, Abramo occupano un posto d'onore in tutte e tre. Tuttavia, mentre i cristiani accettano il Vecchio Testamento, i musulmani invece considerano la religione ebraica e quella cristiana certamente più antiche, ma non rivelate completamente. I musulmani quindi credono che l'Islam sia la fede perfetta e definitiva. Per gli ebrei, Gerusalemme è l'antica capitale sacra. Questo è il Muro del Pianto, uno dei luoghi più sacri del culto ebraico. Si ritiene che sia parte di un muro di cinta del Tempio, eretto prima da Salomone e poi ricostruito dal re Erode. Ospitava l'Arca dell'Alleanza. Ancora oggi gli ebrei vengono qui a pregare e a professare il loro culto. Per i cristiani, Gerusalemme è la città dove Gesù insegnò. Qui, nel giardino dei Getsemani, tra questi vecchi olivi, Gesù trascorse una notte in preghiera e qui fu tradito dai suoi amici. La chiesa del Santo Sepolcro si trova sul luogo della sua crocifissione, sepoltura e resurrezione. Gerusalemme, insieme alla Mecca e Medina, è uno dei tre luoghi più sacri dell'Islam, dove si trova Al-Haram, Al-Sharif, il santuario nobile. Al suo interno si trova la moschea di Al-Aqsa, il cui nome significa la più lontana, in quanto una volta era la moschea più lontana della Mecca. All'interno dello stesso santuario c'è un'altra grande moschea, la Cupola della Roccia.
Nel Corano, il libro sacro dei musulmani, è scritto «Gloria a Dio», che di notte trasportò il suo servo al tempio più remoto per mostrargli alcuni dei nostri segni. I musulmani credono che il profeta fosse stato trasportato per miracolo in una notte dalla Mecca a Gerusalemme, sul dorso del suo cavallo Al-Buraq. In questi dipinti raffiguranti il profeta, possiamo notare che il suo volto è coperto. In questo luogo il profeta pregò insieme agli spiriti degli antichi patriarchi, Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Davide e Gesù, figure venerate sia dall'Islam che dal cristianesimo. Questa è la caverna dove si dice si siano incontrati. Si trova sotto una roccia pesante. Secondo la tradizione, fu su questa pietra che Abramo preparò il sacrificio di suo figlio. I musulmani credono che da quella stessa roccia Maometto miracolosamente salì in paradiso, facendo ritorno alla Mecca l'alba seguente. Tutti questi dipinti provengono da un manoscritto persiano del XVI secolo. Per commemorare questo luogo, terzo in ordine d'importanza per il mondo islamico, 1300 anni fa fu costruita la Cupola della Roccia, una delle meraviglie architettoniche più belle del mondo. L'Islam proibisce la riproduzione di immagini sacre. Ecco perché i dipinti mostrano sempre Maometto con il volto coperto. Le decorazioni islamiche, pertanto, sono concepite essenzialmente come motivi geometrici e variazioni assai raffinate della scrittura araba. Agli occhi dei musulmani, questa grande moschea, che domina il profilo di Gerusalemme, simboleggia il trionfo dell'Islam. Ritorniamo indietro nel tempo, e più precisamente negli anni che precedettero la nascita di Maometto. L'Arabia di allora era una regione isolata, bagnata su tre lati dal mare e circondata da regni molto potenti, consolidatesi da tempi immemorabili. La maggior parte dell'Arabia era un deserto arido, abitato in prevalenza dai beduini, tribù nomadi che seguivano le sottili tracce di vegetazione dalla quale i loro greggi di pecore e capre erano in grado di nutrirsi. Carovane di dromedari, costrette a viaggiare all'alba o al tramonto per evitare il caldo violento del giorno, attraversavano il deserto per raggiungere i loro insediamenti. Uno degli insediamenti più grandi era la Mecca, nell'attuale Arabia Saudita, una città di mercanti che aveva rapporti con l'Oriente, i porti dell'Arabia Meridionale, la città di Bisanzio e le città della Persia. Molto tempo prima dell'avvento del profeta, la Mecca era stato un noto centro di pellegrinaggio. I fedeli pagani venivano a visitare la Kaaba, un semplice cubo di pietra che, secondo la tradizione, pare fosse stato costruito dal patriarca Abramo. L'edificio era pieno di altari dedicati a molte divinità. Il profeta Maometto nacque alla Mecca nel 570 d.C. Aveva 40 anni quando ricevette le rivelazioni divine. Dopo questo fatto cominciò a predicare contro le pratiche di idolatria e paganesimo. Ma i suoi concittadini si opposero violentemente per timore che i loro interessi commerciali e religiosi venissero minacciati. Maometto e i suoi seguaci attraversarono un periodo di persecuzioni. Lui stesso riuscì a mettersi in salvo nella città di Yathrib. Questa fuga è chiamata dai musulmani Egira. Il calendario musulmano inizia proprio da questa data. In onore della città che gli diede rifugio, i musulmani la ribattezzarono Medina, parola araba che vuol dire città del profeta. I discepoli del profeta aumentarono rapidamente di numero e forza. A Medina fu fondato il primo stato islamico. Dopo 8 anni, Maometto era abbastanza potente per ritornare in trionfo alla Mecca. Queste illustrazioni delle due città sono tratte da antichi manoscritti islamici.
Maometto ripulì la Kaaba dai suoi idoli pagani e lo rese il santuario più sacro dell'Islam. Da allora in poi è stato il punto focale della fede islamica e del Hajj, l'annuale pellegrinaggio musulmano alla Mecca. Ogni musulmano è tenuto a compierlo almeno una volta nella sua vita, se ne ha i mezzi economici e la salute glielo permette. Giunti alla Mecca, i pellegrini compiono una serie di rituali stabiliti. Devono anche sacrificare, a seconda della propria ricchezza, una pecora, oppure una capra o un dromedario. Queste sono alcune scene della grande moschea alla Mecca e dell'Hajj, con i pellegrini che fanno il giro della Kaaba. Tutti devono indossare una veste bianca che simboleggia la loro uguaglianza di fronte Allah. 2 anni dopo il suo ritorno alla Mecca, il profeta morì. Aveva 62 anni. La sua tomba si trova a Medina. Le sue spade e il suo arco sono invece custoditi nel palazzo Topkapi, ad Istanbul. Dopo la sua morte fu eletto un califfo o successore. I suoi compiti erano quelli di salvaguardare la fede islamica e di governare l'impero secondo la legge del Corano. Nell'Islam tradizionale non c'è nessuna divisione tra la sfera religiosa e quella temporale, così come invece esiste negli stati cristiani. Il primo califfo fu Abu Bakr, seguace del profeta. Anche la sua spada si trova nel palazzo Topkapi. Col passare dei secoli, le condizioni climatiche della penisola araba peggiorarono. Lo sfruttamento intensivo della scarsa vegetazione da parte delle greggi delle tribù nomadi aveva costantemente distrutto tutta la vegetazione che c'era. Così si dovette assistere a diverse migrazioni verso terre confinanti. Dopo la morte del profeta, il mondo arabo si estese ad una velocità sorprendente. I confini dell'Arabia furono per lungo tempo minacciati dai popoli vicini mediante incursioni e attentati. Questa è una ricostruzione di una battaglia con Bisanzio, la parte orientale del vecchio impero romano. In questo caso gli arabi, ispirati dal fervore religioso, combattevano per la causa dell'Islam. In 20 anni i musulmani avevano strappato dall'impero di Bisanzio le province che oggi sono note come la Palestina, la Siria, l'Egitto, la Libia, l'Iraq e l'Iran. L'esercito arabo aveva raggiunto i confini dell'India. Riuscirono a raggiungere tale espansione grazie all'impiego di un'eccellente cavalleria. Inoltre i bizantini e i persiani erano indeboliti da anni di guerre e di lotte interne. A ciò si aggiungeva un altro fattore negativo. I popoli sottomessi di questi antichi imperi non erano leali verso i loro governanti. Questo comportamento era principalmente dovuto allo spirito missionario della nuova fede. 25 anni dopo la morte di Maometto si creò una grande spaccatura nel mondo islamico. Il califfo Othman fu assassinato. Gli successe Ali, cognato del profeta, eletto da una fazione del partito. Questo dipinto del XVI secolo mostra i notabili che giurano fedeltà ad Ali. Una seconda fazione, guidata da un gruppo di mercanti di Medina e Damasco, proclamò califfo Muawiyah, uno dei loro capi. Per un certo periodo, tra i due califfati, infuriò la guerra civile. 4 anni dopo, Ali fu assassinato nella moschea di Kufa, nell'odierno Iraq, e i suoi seguaci furono dispersi. A Najaf, una città vicina, una moschea celebra la sua memoria. Con la morte di Ali si pose fine alla guerra civile. Così, dal 661 d.C., l'impero fu governato dall'antica città di Damasco, in Siria. Muawiyah fu il primo califfo di quella che sarà la grande dinastia degli Omayyadi, la cui successione al trono verrà tramandata di padre in figlio. Quando Muawiyah morì, i conflitti sulla sua successione scoppiarono di nuovo. Il figlio di Ali, Husayn, fu proposto come candidato per il califfato e invitato a visitare Kufa. Durante il viaggio venne tesa un'imboscata vicino a Karbala. Anche questa città si trova oggi in Iraq. Soltanto un bambino ammalato fu risparmiato.
Questa è la moschea di Husayn, a Karbala. Al suo interno, in una tomba finemente decorata, riposano le sue spoglie. Le circostanze e la brutalità di questo massacro suscitarono ovunque un'intensa reazione contro il califfato degli Umayyadi di Damasco. Era l'inizio della grande scissione che esiste ancora oggi nel mondo musulmano tra gli sciiti, discendenti dei sostenitori di Ali e della sua famiglia, e il resto dei musulmani, noti come sunniti. Si può dire, in generale, che la fazione sciita tende ad essere più idealista e legata ai principi fondamentalistici della religione, mentre i sunniti sono più pratici e realistici. Ciò nonostante, con la dinastia degli Umayyadi, una volta recuperato il pieno controllo del potere, l'espansione dell'impero riprese ad una velocità sorprendente, spesso alimentata da rapide conversioni alla fede islamica. Il Nord Africa fu definitivamente conquistato con l'accettazione dell'Islam da parte delle tribù berbere. Ad est, gli arabi occuparono Samarcanda, Bukhara e Kabul. La conquista della Spagna richiese appena un anno. Contemporaneamente, gli arabi attraversarono la frontiera cinese ed entrarono in quello che oggi è il Pakistan. 6 anni dopo, l'esercito arabo, superati i Pirenei, invasero la Francia sud-occidentale. Tuttavia, a Poitiers, il loro avanzamento fu sbarrato dall'esercito cristiano. L'invasione della Francia fu abbandonata. Gli arabi avevano così raggiunto il limite massimo della loro espansione. A quell'epoca, il loro impero era il più grande che il mondo avesse mai visto. Nel VII e VIII secolo d.C., l'Islam controllava un grande impero. In quel tempo era il più grande impero che il mondo avesse mai visto. Ad ovest era bagnato dall'Oceano Atlantico e ad est confinava con l'India e la Cina. Una grande moltitudine di popoli, diversi tra loro ma uniti dallo stesso ideale, abbracciò di fatto la religione islamica. La forza trainante della religione islamica si basa su concetti molto semplici. L'Islam non ha una teologia elaborata o idee metafisiche complesse, a differenza invece, per esempio, del concetto cristiano della Santissima Trinità. I precetti fondamentali stabiliti dal profeta Maometto erano di credere in un solo Dio, Allah, e di pregarlo 5 volte al giorno. Il richiamo alla preghiera. La parola Islam significa sottomissione a Dio. Il musulmano è colui che si è sottomesso a Dio. Sebbene i musulmani credano che il giudaismo e il cristianesimo siano versioni non perfette della loro stessa fede, nell'Islam Abramo e Mosè sono figure venerate e gli ebrei e i cristiani sono popoli a cui è stata accordata una condizione speciale, e cioè quella di essere la gente del libro. Gesù Cristo è onorato come un profeta dai musulmani, sebbene, come lo stesso Maometto, non sia considerato una divinità. Le moschee si svilupparono dal luogo dove i primi discepoli di Maometto si riunivano a pregare, il cortile della sua casa. La moschea si sviluppò da un semplice cortile ad un edificio riccamente elaborato. Sulla base dei canoni tradizionali dell'architettura islamica, ogni regione e periodo sviluppò il proprio stile. Fu soltanto molto più tardi, sotto gli ottomani, nel XVI secolo, che la moschea raggiunse la forma più perfetta. In Turchia è possibile ammirare ancora oggi le moschee imperiali ottomane,
concepite e realizzate con una serie di cupole a cascata equilibrate dalla spinta verso l'alto dei minareti. Nel cortile della moschea c'è una fontana la quale permetteva ai fedeli di completare il rituale delle abluzioni che precedevano la preghiera. All'interno dell'edificio c'è un grande spazio vuoto concepito per ospitare il maggior numero possibile di fedeli. Spesso questo locale è ricoperto di tappeti per la preghiera. Alle donne è riservato un settore particolare, semi nascosto e protetto da sguardi indiscreti, in modo da garantire loro la più stretta riservatezza. Quando i musulmani pregano, si rivolgono verso il loro santuario più sacro, la Mecca. La parete della moschea, rivolta alla Mecca, è chiamata Qibla. Su di essa c'è il Mihrab, una nicchia decorata che indica la direzione esatta verso cui il fedele deve rivolgersi a pregare. La maggior parte delle moschee contiene inoltre un pulpito, il Minbar, dal quale predicare un sermone. Dobbiamo però considerare che la moschea non è un edificio consacrato come la chiesa cristiana. Il Minbar, infatti, può essere usato per qualsiasi annuncio di carattere pubblico. In questa miniatura del XIV secolo, Gengis Khan, sebbene non musulmano, parla agli abitanti di Bukhara da un minbar. I musulmani possono pregare dovunque, non è strettamente necessario recarsi in una moschea. Tuttavia, il venerdì, giorno da consacrare con la preghiera, la maggior parte dei musulmani va in una moschea. Per questo motivo la moschea principale di ogni città è chiamata la moschea del venerdì. In tutte le epoche l'Islam è rimasto essenzialmente legato ai suoi precetti e ai suoi principi originali. Ci fu però un importante sviluppo, il sufismo. I sufi sono paragonati ai santi cristiani. Ci sono molti santuari e moschee dedicati a questo tipo di santi. Nella città di Konya, nell'attuale Turchia, all'interno di questo edificio c'è la tomba di Mevlana Rumi, uno dei santi più venerati. Questa miniatura lo mostra a cavallo mentre saluta un amico. Mevlana visse nel XIII secolo d.C. Fu lui a fondare l'ordine sufi dei Darwishi di Mevlana. Essi sono spesso chiamati Darwishi vorticosi per la danza roteante che eseguono. La musica e i movimenti servono a creare uno stato di estasi o di trance tra i devoti darwishi. I sufi produssero molta poesia, musica e letteratura in genere. Lo stesso Mevlana scrisse molti versi. Il sufismo introdusse un elemento mistico nell'ortodossia dell'Islam. I califfi che dominarono l'impero arabo nel Medioevo avevano un ruolo che nel mondo occidentale si potrebbe riassumere nella figura del Papa e dell'imperatore insieme, perché l'Islam non fa alcuna distinzione tra la sfera spirituale e il mondo temporale. Sia la religione che l'impero si possono correttamente sintetizzare in un'unica parola, islamismo. Nel 661 d.C., Damasco, attuale capitale della Siria, diventò capitale dell'impero. Da questa città, la potente dinastia dei califfi di Omayyadi governò per circa un secolo. Nel 750 d.C., gli Omayyadi furono spodestati da un'altra tribù, gli Abbasidi,
i quali sostenevano di essere i discendenti diretti di Abbas al-Safa, zio del profeta. Questi spostarono la sede della loro capitale dapprima a Kufa e in seguito a Baghdad, nell'attuale Iraq. La scelta di Baghdad ebbe una grande influenza sulla cultura islamica e sulla sua ideologia. Infatti, mentre Damasco era una città mediterranea con una forte tradizione greco-romana, Baghdad invece faceva parte una volta della Persia. Per questo motivo, da quel momento in poi, l'Islam cominciò ad avere un gusto tipicamente orientale. Sotto il dominio degli Abbasidi, Baghdad diventò sinonimo di lusso e ricchezza. Al tempo di Ar-Rashid, il califfo abbaside più famoso, Baghdad si arricchì di splendori e sontuosità, e ciò avvenne quando l'Europa occidentale stava ancora vivendo faticosamente il periodo oscuro del Medioevo. Le città dell'Islam potevano ben essere raffinate e piene di lusso, ma la maggior parte dell'impero era poco più che deserto e montagne aride. Il deserto della penisola arabica era un luogo aspro e ostile, e gli arabi reagirono a questo ambiente inospitale creando dei giardini. Inoltre erano particolarmente affascinati dai giardini ad acqua, bene quest'ultimo assai prezioso. Oggi di questi giardini ne sono rimasti pochi. Tuttavia, nel Palazzo dell'Alhambra a Granada, in Spagna, è possibile ammirare alcuni tipici giardini ad acqua di origine araba. Le decorazioni islamiche, ottenute con l'uso abbondante dei colori verde e blu, tipici del mondo arabo, contrastano profondamente con il colore monocromatico del deserto. I figli di una tribù di beduini sorvegliano le greggi di pecore e capre delle loro famiglie. Tipica scena islamica immutata nel tempo. Da quando si iniziò a raccogliere i fatti e gli avvenimenti relativi alla storia del mondo arabo, le popolazioni nomadi hanno sempre vagato per le terre selvagge e inospitali della penisola araba, alla ricerca di quella poca vegetazione necessaria a nutrire i loro animali. Sebbene talvolta criticati e rimproverati dal profeta, i nomadi apportarono un contributo particolare all'Islam. Tutto quello che possedevano doveva essere trasportato a dorso di dromedario. Le tende di tela grezza, le pelli per ricoprire il pavimento della tenda, le poche e semplici suppellettili da cucina. Ciononostante, la loro vita, fatta di cose semplici, è affascinante. La loro libertà sembra essere illimitata e senza confini, come quella dei naviganti che spaziano in un immenso oceano. La loro filosofia non è macchiata da interessi materiali. I beduini possiedono un grande patrimonio letterario, ricco di leggende e di poesie romantiche, che è stato tramandato per via orale di generazione in generazione. C'erano molte altre tribù nomadi che vivevano all'interno dei confini dell'impero arabo. Questi sono i berberi dell'Africa del Nord. Anche qui possiamo riscontrare alcune caratteristiche della vita nomade: la venerazione degli anziani, l'offerta di cibo e bevande, il rituale lavaggio delle mani o la ferrea legge dell'ospitalità, che garantisce all'ospite non solo l'intrattenimento conviviale, ma anche protezione e ricovero.
In tutte le regioni del mondo islamico ci sono piccoli villaggi raggruppati attorno ad un santuario dedicato a un santo, un sufi. Anche in questi remoti luoghi vigono le leggi tradizionali dell'ospitalità e dell'offerta all'ospite di cibo e bevande. Gli abitanti del villaggio sono guardiani e custodi del santuario. La loro società, profondamente religiosa e fiera della propria indipendenza, è di tipo patriarcale, governata dagli anziani di ciascuna famiglia. L'integrità delle loro tradizioni è garantita anche dal governo centrale, che non interferisce nella loro vita quotidiana. Le donne del villaggio godono di una libertà maggiore di quelle che vivono in città. E questa è certamente una condizione necessaria a coloro che vivono nelle regioni ostili del deserto. In genere, le principali vie di comunicazione erano situate sulla terraferma, poiché il cuore dell'impero era costituito da un'ampia regione posta al centro di esso. Gli arabi, abituati a lunghi viaggi nel deserto, erano abili commercianti di ricche mercanzie. Le loro carovane di dromedari erano più propense a trasportare oggetti piccoli e preziosi piuttosto che pesanti fardelli di poco valore. Alla fine della giornata, la carovana cercava un'oasi per riposare e trascorrere la notte. In quasi tutte le regioni dell'impero c'erano dei caravanserragli. Eccone uno, si trova nella Turchia orientale. Solide mura e robuste porte proteggevano sia gli uomini che le merci. Erano fornite di alloggi per i viaggiatori e di stalle per gli animali. I caravanserragli erano l'equivalente medievale dei moderni motel. Le croci scolpite in questi blocchi di pietra testimoniano che una volta facevano parte di una chiesa cristiana. Ci sono alcuni esempi di questi particolari insediamenti nel centro del Cairo. Gli arabi non erano dei navigatori, anche se esperti marinai. Tuttavia riuscivano ad avere rapporti commerciali con le popolazioni della costa orientale dell'Africa e con quelle del subcontinente indiano. Dall'India importavano pepe, chiodi di garofano, noce moscata, coloranti e pigmenti per le stoffe. L'Africa forniva oro, avorio e schiavi, oltre alle spezie, mentre dalla Cina veniva importata principalmente la seta. Si noti questo tipico vaso cinese con un'iscrizione araba. Questa è un'aula di una scuola araba del Medioevo. I bambini andavano a scuola a 6 anni. Ogni allievo aveva a sua disposizione uno spazio riservato. C'era la possibilità di conseguire un diploma di laurea in una delle più grandi e antiche università non solo dell'Islam, ma anche del mondo, come quella di Al-Azhar del Cairo, frequentata ancora oggi. In quel tempo l'educazione scolastica araba era di primaria importanza. Le università islamiche richiamavano dall'Europa molti studenti. La facoltà di medicina e chirurgia era quella più frequentata, anche perché gli arabi eccellevano in questa scienza. Ecco un'illustrazione tratta da un manuale di anatomia. Un libro medievale che descrive le cure con le erbe. Nelle scienze matematiche, gli arabi studiarono le opere dei loro predecessori greci, facendo notevoli progressi. Particolare interesse era riservato all'astronomia e l'astrologia,
L'astrolabio misurava l'altezza degli astri sull'orizzonte terrestre. La letteratura medievale araba è una delle glorie dell'Islam. Poeti e scrittori erano tenuti nella massima considerazione. C'erano favole, storie d'avventura, storie e racconti d'amore. Anche in altre discipline l'Islam medievale non era carente. Questa è la spada di un sultano. L'acciaio è delicatamente intarsiato con metalli preziosi. Questa attività artigianale era tipica della regione di Damasco. L'industria araba, sia allora come oggi e a qualsiasi livello, era essenzialmente rappresentata dall'artigianato. Tuttora le piccole officine sono gestite direttamente da gruppi familiari. Nell'impero si crea un tipo di vita esteticamente ed intellettualmente colto. Gli antichi greci, dominati prima dai persiani e poi dai bizantini, gli ingegnosi siriani, i ricchi egiziani noti per l'antica saggezza, tutti questi popoli si convertirono all'Islam, usarono la lingua e la scrittura araba, contribuendo alla grandezza dell'impero con la loro cultura. Gli arabi si sedettero ai piedi delle popolazioni conquistate e assimilarono la loro saggezza, scrisse uno storico. Gli straordinari risultati ottenuti nelle arti e nelle scienze furono dovuti in gran parte a questa straordinaria apertura mentale e all'ampia tolleranza dimostrata dagli arabi dell'impero islamico del Medioevo.